Ciao ragazzi, oggi vi propongo un esperimento molto semplice. Allora, che cosa serve per questo esperimento? Un maglione, sciarpa, qualsiasi cosa sia di lana. Poi un palloncino gonfio, due bicchieri di plastica, la colla, una colla stick. Poi con la carta stagnola dovrete andare a fare queste figure qua. Allora, io ho preso carta stagnola, l'ho tagliata dell'altezza del bicchiere di plastica e della lunghezza, di modo che lo copri totalmente, e ne dovete fare due uguali. E poi sempre con la carta stagnola una specie di L, vedete questa figura qua, non importa quanto sia lunga o spessa, l'importante è che sia a forma di L, più lunga di questa. Ok, incominciamo. Prendiamo il primo bicchiere di plastica e lo incolliamo con la colla, ci mettiamo un po' di colla sopra, tutto intorno. Una volta incollato ci andremo ad appiccicare il foglio di alluminio, così che rimane attaccato al bicchiere. Ok. Ok, uno fatto. Facciamo anche nell'altro. Ok, con questo invece prenderemo la parte più spessa e inizieremo a rotolarlo . Deve praticamente diventare una bandierina col suo bastone . Ok, una volta che abbiamo tutti questi tre pezzi, non dobbiamo far altro che inserire la bandierina tra un bicchiere e l'altro. Ok, direte, e beh, cosa c'è di speciale questo esperimento? Ora prenderemo un maglione di lana, una sciarpa di lana, qualsiasi cosa che sia di lana, un palloncino gonfio di plastica, e iniziamo a spiegare il palloncino sulla lana, e poi facciamo toccare la bandierina al palloncino, facciamolo 2-3 volte. Innanzitutto vedete che già la bandierina inizia ad avvicinarsi da sola al palloncino. Ecco qua. Ora prendete il vostro bicchiere e prendetelo in fondo con due dita e con l'altra mano toccate la bandierina.